Silenzio. E cosa c'è? Sì, si accomoda. E mi scusi. Avvocato. Sì, si va avanti. E nel programma del pubblico ministero dei prossimi giorni c'è l'audizione del signor Scavo? Scavo Giuseppe. Scavo Giuseppe. C'era anche Caudullo, ma Caudullo credo che non sia possibile sul momento farlo venire, né Caudullo né Castelli. Quindi il programma per tutta la settimana è Scavo e poi venerdì gli omicidi. Vediamo. Quindi domani, quindi, giovedì e venerdì mattina Scavo. Sì. Allora, dov'è la sarebbe la prima, seconda, terza, quarta, la quinta cella a destra. Spenga la sigaretta però se deve parlare. Spenga la sigaretta se deve parlare. Faccia la cortesia. Sì. Questo signore si è assoluto, non so il collaborato come si chiama, circa 20 minuti che ci guarda di là, che non sanno pure la scuola, che c'è un rumore, che se la bucciano magari l'avvocato, ora non lo so se gli avvocati parlano o no. Aspetti, per la verbalizzazione, lei sta prendendo la parola, che prende la parola, lei è? Io sono quattro occhi a ferro. Come? Quattro occhi a ferro. Quattro occhi. Quattro occhi. Sì, sì, ho capito. Donna, vieni della scuola. E il maresciallo che... Silenzio, silenzio, abbiamo capito, silenzio, silenzio. Se poi qual è, non lo so. Allora, c'era qualcuno degli avvocati che voleva la parola? Qualcuno degli avvocati ha chiesto la parola? Vedevo segnali da questo lato che tutti gli imputati stanno dicendo la stessa cosa. Io non me ne sono accorto, perché altrimenti lo direi. Ma signor Presidente, gli imputati dicono che lo hanno visto affacciarsi, almeno questi, il mio assistito certamente, lo hanno visto a piedi e dopo. Signor Presidente, non so se ho la parola, ma io posso confermare. Cioè, sulla le richieste e l'osservazione, sì, sì, che stanno facendo da questa, sì, parte. Sì, 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 sì. Ne terremo conto per quello che rileva. Allora, le sue generalità, nome, cognome, luogo e data di nascita. Scavo Giuseppe, nato a Riposto, il 15-2-58. Basta così. Lei è imputato in procedimento connesso con questo caso, signor Scavo. Qual è la sua posizione processuale? E sono stato imputato di stampo mafioso. In quale processo, lo sa dire? Orsa Maggiore. Questo stesso processo? Questo processo. E come si è chiusa la sua vicenda? Con una condanna. Ma cosa ha fatto? Ha patteggiato una pena col pubblico ministero o come? O cosa? Quello che hanno fatto per gli altri, sì. Oppure si è chiuso davanti al giudice dell'udienza preliminare, non so com'è che si... Ma io penso che è stato fatto un patteggiamento, perché ancora non ho, praticamente ho una condanna da appellare. Sì, il suo difensore chi era in questo processo? Calderone. Avvocato Calderone, e c'è l'avvocato Amato in sostituzione. Lei ha facoltà di astenersi dal sottoporsi all'esame se lo ritiene, o deve dire se intende sottoporsi all'esame. Sì, intendo sottopormi all'esame. E allora il pubblico ministero può procedere. Da quando ha iniziato a collaborare, signor Scavo? È dal dicembre 93. Lei è mai stato inserito in organizzazioni malavitose? Sì. Quale? Riguardo al Mar Passoto, facendo parte di Carmelo Grangagnolo. È stato inserito in altre organizzazioni? Prima ancora sì. In quale?
Nell'82 appartenevo, era inserito praticamente avvicinato a Leonardo Campo. E Leonardo Campo chi sarebbe? Leonardo Campo è una persona che sta con i Laudani, stava perché è morto ammazzato. E fino a quando lei è rimasto inserito in questo gruppo del Campo? Penso fino all'84. Pensa o... No, fino all'84. Successivamente che cosa è avvenuto? Praticamente successivamente mi sono avvicinato a Salvatore Castorina, detto Piciteca. Detto come? Piciteca, il soprannome. Sì. Morto pure lui. E questa persona era inserita al Castorina in organizzazioni malavitose? Sì, con un polvirente, un malpassato. Col malpassato. E... per quanto tempo lei è rimasto inserito nell'organizzazione del Polvirenti? Cioè fino a quando? Praticamente con Castorina fino alla sua uccisione. Cioè? Non ricordo se è stato ammazzato nell'87. Successivamente cos'è avvenuto? Successivamente sono stato avvicinato a Alfio Stiro. E Alfio Stiro chi sarebbe? Alfio Stiro... è una persona che era vicino e ancora tutt'oggi è vicino a Malpassato pure. Per quanto tempo, signor Scavo? Con Alfio Stiro? Sì. Fino al tempo, fine 87, quasi 88. Successivamente cos'è avvenuto? Mi sono avvicinato con Carmelo Campagnolo, Gran Gagnolo. E per quanto tempo? Dall'88 fino al 92. E successivamente è venuto qualcosa? Successivamente c'è stato un discorso fatto nel carcere di Piazza Lanza e sono stato avvicinato con Carletto Campanella. Dunque, per quanto riguarda il periodo di vicinanza con il Gran Cagnolo? Sì. Non ho capito? Per quanto riguarda il periodo di vicinanza al Gran Cagnolo, sì. In che senso, in che cosa si sarebbe concretizzato il suo apporto per l'organizzazione o il gruppo del Gran Cagnolo? Cioè lei di che cosa, che ruolo aveva? E praticamente io avevo lo spaccio della droga, l'estorsione e le rapine dei tir. Quindi ha detto dall'87 al 92? Dall'88. Dall'88 al 92. Al 92. C'era qualche zona in cui lei operava oppure operava in qualsiasi parte del territorio? No, la zona era Giare, Riposto e Fiume Freddo. E invece come avvenne il discorso, l'avvicinamento al Campanella? Praticamente Campanella, come io conoscevo lui da molto tempo, solo di cognome, lui conosceva anche me di cognome. E ci sono stati dei favori che ho fatto a Campanella tramite Carmelo Gran Cagnolo. E quanto lui l'hanno arrestato a Campanella, è stato nel 92, che doveva scontare una pena che gli era rimasta da scontare, il Gran Cagnolo mi ha portato da Campanella, che ci trovavamo nell'area del carcere di Piazza Lanza, al passeggio, che si dice così, e mi ha presentato Campanella dicendogli: questo è Pippo Scavo di Riposto, l'amico nostro che tu sai. E ci siamo messi a passeggiare e parlare di tante cose, di estorsione. Lei per quale motivo era detenuto nel 92? Nel 92 io sono stato arrestato insieme ai Cursoti nel 91, settembre 91. Per quale ragione, per quale reato? Associazione e delinquere finalizzata allo spaccio di droga. E lei ha riacquistato la libertà successivamente, al 92? Sono uscito, sì, agli arresti domiciliari. Dopo un po' di tempo sono evaso dagli arresti domiciliari, sarebbe a dire nel novembre del 92. Dunque
Dunque, ha violato gli obblighi degli arresti domiciliari? Sì, perché in quel periodo, mentre che mi trovavo a casa, è venuto, non so, i carabinieri di Catania per un controllo, e allora io, vedendo delle persone con le pistole in mano, ho capito male e sono scappato. Cioè, che cosa aveva capito? Che mi stavano venendo a sparare. E senta, signor Scavo, allorché si è avuto questa presentazione con il campanella, è riacquistata la libertà o comunque la latitanza? Sì, io... Ascolti, sì. È cambiato qualcosa nei rapporti con il Gran Cagnolo o con altre organizzazioni malavitose? Quando sono stato avvicinato con Campanella? Sì. E praticamente Gran Cagnolo, poi dal carcere di Catania è partito, l'hanno portato, mi sembra, al carcere di Bologna, dopo un po' di tempo. Però per quello che ho capito io, il Gran Cagnolo mi ha presentato Carletto Campanella per io rimanere vicino a Carletto Campanella, perché io penso che Gran Cagnolo aveva molta simpatia per Campanella. Senta, quali erano questi favori che lei indirettamente, così come sembra dal suo racconto, aveva reso al Campanella e che il Campanella avrebbe dovuto conoscere, stando alla presentazione fatta dal Gran Cagnolo? Sì, praticamente un giorno Gran Cagnolo mi venne a trovare dicendomi che si doveva fare un favore a Carletto Campanella, di cui amici di Giare... Ascolti, Scavo, in che epoca si è verificato questo episodio che lei sta narrando, sta per narrare? Si è verificato, mi sembra, nell'89-90. Sì, 89-90. Allora a questo punto mi ha detto che c'erano stati amici di Giare che si erano presentati in un posto e avevano preso delle roba per andare a pescare a mare, delle lenze, per un valore di quasi 10 milioni, tutto complessivo, e gli avevano fatto la truffa a una persona di Catania che era un parente di un poliziotto e di cui Campanella voleva sistemare questa situazione perché quel poliziotto meritava. Lei ha saputo mai il nome del poliziotto? No, non ho saputo il nome del poliziotto perché non ho fatto domande, perché non si fanno domande quando si tratta di personaggi, insomma, che sono amici di amici come Carletto Campanella. Ho detto soltanto che mi interessavo e andavo a cercare queste persone. E com'è finito questo discorso? Perfettamente. Io sono andato, lui mi ha detto chi erano le persone. E io sono andato prima a cercare un certo un Celestino che è stato ammazzato a Beppasso, bruciato, Maugeri. E perché l'ha cercato questo? Perché si parlava che il responsabile era lui di questa situazione. Chi ne parlava? Carletto, sarebbe a dire, a Carletto gli avevano detto così, e Carletto gli aveva detto a Carmelo Gran Cagnolo che si doveva andare da una persona che aveva un autosalone di macchina a macchia che si chiamava Celestino. E questo Celestino quando è stato ucciso? E io mi trovavo, mi sembra, detenuto nel 90, mi sembra. E quindi per quale ragione è stato ucciso, lo sa? Ma la ragione è che è stato ucciso, c'era, non so la ragione, però so che è stato bruciato a Belpasso, e quando io mi trovavo detenuto nel carcere di Piazza Lanza nel 91 mi fui avvicinato da Aldo Navaria, di cui mi parlava sempre di questa situazione di un fratello di questo Maugeri, dicendomi che lui era un pezzo di merda come il fratello. Ma sento una cosa, l'uccisione e l'eliminazione del Celestino ha attinenza con la vicenda nella quale lei si è interessato? No, penso di no. Ma non sono sicuro. E allora riuscì a rendere il favore al Campanella? Spiego subito. Quando siamo andati a trovare questo Celestino, è sceso Gran Cagnolo con me. Siamo entrati in questo autosalone. Scusi un momento, devo interrompere perché mi è sfuggito se lei ha detto l'anno, il tempo in cui si è svolta tutta questa vicenda. Che mi è 89. Vabbè. Posso? Praticamente è sceso Gran Cagnolo da me e mi ha detto: dobbiamo andare a parlare con questo Celestino.
per chiarire un po' la situazione. Siamo andati a Macchia di Giare e siamo andati nell'autosalone di questo Celestino. Siccome questo Celestino, insomma, mi risulta a me che era una persona che si comportava da davvero mafioso, ma non era un mafioso. Quando siamo arrivati, Gammello Trangagnò gli ha detto: entra che ti devo parlare. Dice: mi potete parlare anche qui fuori, qui davanti alla porta. Trangagnò gli ha detto: entra dentro, se no ti entro io a piadate in culo. A questo Celestino. E poi si è chiarita la vicenda. Siamo entrati dentro e questo praticamente questo Celestino ha detto che poteva corrispondere, che lui non aveva fatto la truffa a queste persone e poteva corrispondere in qualunque momento che non c'entrava, e ci ha indicato chi erano le persone responsabili di questa truffa. E poi avete fatto accertamenti per verificare? Sì, sì. Io mi sono interessato e sono andato in un negozio di truffantini di cui c'avevano del materiale che compravano su zone Roma, Piacenza, eccetera, eccetera, con assegni per fare truffe, e lo vendevano all'ingrosso, smecciando questa roba. Si trovava a Fiume Freddo, la persona si chiamava Maugeri non ricordo il nome, e l'altro che lavorava con lui si chiamava Pino, un certo Pino Immo come soprannome, di Macchia di Giare. E il responsabile della truffa era questo Pino Immo, che lavorava da questo Maugeri. Io mi sono andato a trovare Maugeri perché c'era questo Pino Immo lì. L'ho chiamato e lì ho trovato un vecchietto che ho rispettato sempre perché era anziano, e si chiamava zio Andrea Campione. Studio zio Andrea Campione, essendo... Presidente, chiedo scusa, può invitare il collaboratore a parlare più piano? Non riusciamo a seguirlo. Più lentamente. Più lentamente, un fiume in piena. Perfetto. Perciò, signor Scavo, sono andato a Fiume Freddo e ho trovato in questo negozio di Maugeri zio Andrea Campione lì e questo Pino Immo. A questo punto, come sono entrato, l'ho salutato e gli ho detto qual era la situazione, perché io mi trovavo là. Lui mi ha detto: se sei venuto per questo discorso, te ne puoi anche andare, perché è una cosa mia. Lui chi? Scusa, Scala. Andrea Campione. Sì. Ci ho detto: guarda che io sono venuto per sistemare la cosa e non me ne devo andare. Se ne corrisponde lei, io me ne posso anche andare, e poi lei sa dove andare, a Picanello. Se lei invece non ne corrisponde, devo ragionare questo discorso adesso. Senta, era presente anche il Trangagnò? No, sono andato io e un mio avvicinato, che non posso fare il nome in questo momento. Allora, come andò a finire questo discorso, ecco, con lo zio Andrea? Sì, parlando con zio Andrea, mi dice a me che lui... non interessava ragionare questa cosa, perché era stata una cosa chiusa, ormai chi c'è stato c'è stato, chi c'è perso e si chiude là. Io gli ho detto: innanzitutto, essendo che lei non mi corrisponde, dal discorso non ne fa parte, può andare anche dall'altra parte, perché devo parlare con questo signore che mi hanno mandato per parlare con questa persona. Senta, ma era la prima volta che vedeva il signor Campione, lei? No, già lo conoscevo bene. E cosa sapeva del Campione? Ma del Campione io sapevo che è parente di un noto boss. E chi sarebbe questo noto boss? Mangion Giuseppe. E senta, sapeva o comunque sa se il Campione sia stato mai inserito in organizzazioni malavitose? Sì, in quel periodo era con Mangion Giuseppe. Cioè il Mangion Giuseppe ha un'organizzazione sua? Sì. E senta, continui allora, come andò a finire questo discorso col Campione Andrea? Sì, allora andò a finire il discorso che Campione Andrea non si mise da parte, chiacchierava sempre dicendo che questa situazione si poteva chiudere in quel modo. Io allora a quel punto ci ho detto: guarda cosa fa, essendo che lei a questo punto si è preso le carte in mano, che dice che è una situazione sua, ci vediamo domani, ne faccio parola a chi è di dovere e poi nel caso se ne parla, se lei deve o non deve corrispondere del discorso. Me ne sono andato praticamente da Trangagnò e gli ho spiegato i motivi della situazione di zio Andrea.
Grandagnolo si è messo a ridere dicendo: dove vado vado trovo questo vecchio in mezzo, ma siccome è un vecchio anziano, parente di amici nostri, dobbiamo combattirlo. Ora parlo con Carletto Campanella e questo discorso si chiarisce. Oppure no? Io sono andato da poi l'indomani da Andrea Campione e ci ho detto che lo invitavano a Picanello, che si doveva chiarire questa situazione. A quel punto lui cambia tono e mi dice: a me non mi interessa più questa storia, puoi fare tutto quello che vuoi a quelle persone. Io ci ho detto: per il momento si va a Catania, si parla con le persone e dopo se ne parla, perché io non faccio viaggi a vuoto. Allora ci ho dato un appuntamento alle 5 di sera a Picanello, ci siamo visti là. Allora a questo punto il Gran Cagnola aspettava Carletto Campanella e non era venuto Carletto Campanella, si è spostato Gran Cagnola a cercarlo e non ha trovato Carletto Campanella perché aveva altri impegni e non è potuto venire. Zio Andrea gli ha detto a Cangagnolo che si scusava, che non aveva capito bene le cose e che praticamente non gli interessava questa truffa e potevamo fare tutto quello che, insomma, volevamo, perché lui era fuori dal discorso. Allora Cangagnolo gli disse: siccome lei si è preso una responsabilità parlando e dicendo ormai è una cosa mia, ormai chi ha perso, chi ha guadagnato, prende i soldi e li porta lei. Lui gli ha detto, dice: ma io mi trovavo là per caso, un discorso di questo qua. A questo punto il Gran Cagnone ha detto: fallo andare, che è meglio così, c'ha un'età e bisogna capirlo. Vieni domani che parliamo con Carletto e vediamo lui cosa dice di fare con il vecchio, essendo che si è messo in mezzo. L'indomani io e il Gran Cagnolo, che sono andato a trovarlo nella stalla, siamo andati a cercare Carletto Campanella sia nella torrefazione di un certo di re e sia di fronte che c'è una macelleria, e lui non c'era né lì e né nella macelleria. Siamo stati un po', non l'abbiamo trovato. L'indomani poi Gran Cagnolo ha chiarito con Campanella e Campanella gli ha detto: lasciamolo stare, è un parente di un nostro amico, portiamo avanti ancora il discorso, si interessa a quell'amico, sarebbe a dire io, per fare questo recupero. Il recupero è stato fatto, ma non è stato fatto di 10 milioni, bensì di qualche 4-5 milioni, perché i ragazzi erano senza soldi, avevano dei problemi, e allora è stato detto: sì, va bene così, a metà di quelli che loro avevano preso. Senti una cosa, ma allora mi faccia capire, lei l'ha incontrato il Campanella nel corso? No, no, l'ha chiarito Gran Cagnolo. Quindi la prima volta in cui lei incontra il Campanella, diciamo dall'89, è al carcere oppure è avvenuto prima o in qualche altra circostanza? Incontra sì, personalmente, dico. Sì, Campanella l'ho incontrato prima in un'altra circostanza, alla tavernetta. No, no, aspetti, e questo incontro quando sarebbe avvenuto? Questo della tavernetta? Sì. Nel 90. Ascolti, allora, questa vicenda dello zio Andrea, della truffa, sì, si sviluppa in quale arco temporale? In quale periodo? Sì, sì. 89. 89. Sì. Allora, poi lei ha incontrato il Campanella nel 90, ha detto, alla tavernetta? Sì, io parlo fra l'89 e il 90, questa situazione di questa truffa. Sì. Perché non ricordo bene se era entrato il 90 oppure no. Senta, quando lei incontra il Campanella alla tavernetta, innanzitutto alla tavernetta ha parlato con il Campanella? No, c'era un amico mio, si chiama Ciccio Ladro, che ha parlato con Campanella. Ciccio Ladro cos'è? Un nome e cognome? Oppure no, no, è il soprannome. E il nome della persona? Il nome in questo momento non me lo sto ricordando. Però più avanti, mentre che parlo, Panchetasse me lo ricorda, perché un caro amico mio era. Perché era? Abbiamo avuto rapporti, molti rapporti di certi movimenti che non so se ne posso parlare in questo. Allora, lasciamo stare questo discorso. Allora, continuiamo con il Campanella. Allora, eravate alla tavernetta? Questo Ciccio Ladro ha parlato con Campanella e non me l'ha presentato, perché lui non aveva diritto di presentarmi a Campanella, ma doveva essere Gran Cagnolo semmai a presentarmelo. Perché doveva essere Gran Cagnolo? Perché Ciccio Ladro è un avvicinato così,
non mi può presentare Campanella se non ha ordini di qualcuno, perché gli amici si presentano sotto ordini di persone più grosse. E quindi il Campanella la conosceva lei? E il Campanella praticamente stava prendendo un cocktail lì, abbiamo bevuto insieme e ci siamo salutati senza presentamento. Ma lei sa se il Campanella la conosceva in qualche modo? Qualcuno al Campanella avesse parlato di lei? Sì, Gran Cagnolo. Ma quando? E praticamente Gran Cagnolo gli diceva a Campanella, siccome là sotto c'era un lavoro con la droga, allora a questo punto metteva, quando lui si prendeva la droga da Campanella, diceva sempre, vedi che là sotto c'è Pippo Scavo che sta lavorando la droga. Ma il Campanella la conosceva fisicamente, cioè al di là del nome fattogli dal Gran Cagnolo? Non lo so dire, perché non so se mi aveva visto altre volte lui a me e io non l'avevo visto, perché Campanella scendeva sempre là sotto. Allora, signor Scavo, io vorrei soltanto capire, sì, o meglio che lei spiegasse, come mai Campanella l'ha incontrato nel 90, poi lo incontra nel 92, oppure c'è un altro incontro fra il 90 e il 92? Nel 90 io parlo della tavernetta? Della tavernetta. La tavernetta. Il 90 e il 92 l'ha incontrato al Campanella? No. No, ecco, allora le volevo chiedere, come mai, posto che vi siete scambiati il saluto alla tavernetta, nel corso, comunque dopo quella vicenda relativa alla truffa per la quale lei si era interessato, il Campanella poi le viene presentato nel 92 dal Gran Cagnolo? Sì, gli spiego subito. Sembrerebbe così che ci sia comunque un rapporto di conoscenza, o comunque che il Campanella sapesse almeno, sì, fisicamente chi fosse lei, sì, e viceversa. Gli spiego subito. Campanella, appena che mi ha visto là, quando Gran Cagnolo gli stavo dicendo ti presento Pippo Scavo, e si è avvicinato e mi ha chiamato di nome, ci siamo baciati come si fa quando si incontrano al passeggio dell'area del carcere, e mi ha fatto capire che già mi conosceva bene, perché dopo abbiamo parlato di alcune cose, e non si può parlare con una persona che non hai nessuna stima e nessuna fiducia al momento in cui te lo presentano lì. Sì, ma lei ha mai saputo come il Campanella conoscesse fatti che la riguardavano e conoscesse la sua persona? Cioè, l'ha capito o gliel'ha detto il Campanella, gliel'ha detto qualcun altro? Campanella mi disse che da molto tempo conosceva il mio cognome tramite Gran Cagnolo e sapeva chi ero io. Cioè, in che senso sapeva chi era lei? Praticamente il Gran Cagnolo gli parlava bene di me, che era una persona seria, una persona giusta. Sì. Io devo... Però non ci siamo mai conosciuti personalmente prima di quella data. Sì, come presentazione. Esatto. Però vi siete incontrati alla tavernetta e vi siete salutati. Salutati, normale. Ora, io le volevo chiedere, lei sa, innanzitutto lei come sapeva che quella persona fosse il Campanella? Quando siamo prima di entrare, questo amico, Franco Cicciolatro, giusto? Sì. Prima di entrare mi ha detto, lì dentro c'è Carletto Campanella, che lui era già lì dentro. Allora glielo indicò il Cicciolatro? Perfettamente, ci siamo avvicinati là. E questo è un punto. Sì. Altra domanda, come il Campanella, posto che l'ha salutata, sapeva comunque che lei fosse un avvicinato, un simpatizzante dell'organizzazione o del gruppo del Gran Cagnolo? Cioè, lei ha detto che vi siete scambiati il saluto, è così? Sì. Non ricordo male. Sì, no, ci siamo scambiati il saluto. Allora, il Campanella le fu indicato dal Cicciolatro. Ora, il Campanella, sì, lei sa come mai conoscesse lei fisicamente? Io non lo so dire, però il Campanella, quando mi viste, ci siamo visti in quel periodo e me l'ha presentato, non è che ha dimostrato di non conoscermi e dire, ah, piacere, sì, Pippo Scavo e basta. Mi ha fatto un sorriso come se fossi che già ci conoscevamo o che lui mi conoscesse attraverso di altre persone. E poi le fu detto dal Campanella o dal Gran Cagnolo, da altri, se qualcuno avesse riferito al Campanella fatti che riguardavano lei, cioè vicende che determinassero, comportassero questa conoscenza del Campanella? Sì, lui praticamente, Campanella mi disse a me, io praticamente... Ti conosco come se fossi che mi sei stato presentato prima ancora, perché so chi sei e so i tuoi movimenti che fai là sotto. Lei ha parlato di
di questo incontro del 92. Sì. Le volevo chiedere, il Campanella appartiene a qualche organizzazione malavitosa? Come? Il Campanella appartiene a qualche organizzazione malavitosa? Sì. A quale? A Nitto Santa Paola. Ora, lei ha detto poc'anzi che il Mangion Giuseppe appartiene a un'organizzazione, a una sua organizzazione. Lei sa che tipo di rapporti, o se chiaramente ve ne erano, vi fossero fra il Mangion Giuseppe e il Campanella? C'erano ottimi rapporti, soltanto che il Mangion Giuseppe dirigeva la zona di Piazza Galatea. Sì. E Calletto Campanella su Picanello. Eh sì, e queste ecco, questo rapporto per responsabilità di zona sia del Mangion che del Campanella. Erano comportavano, diciamo, questi carichi direttivi dei rapporti fra il Campanella e il Mangion, che lei sappia? Sì, sì, stavano in buoni rapporti, è la stessa cosa praticamente. Beh, la stessa cosa cosa vuol dire? Sarebbe a dire tutti appartenenti a Santa Paola. Tutti appartenenti a Santa Paola. E siccome lei ha detto che il Mangion Giuseppe aveva una sua organizzazione, sì, un suo gruppo. Aveva il suo gruppo Piazza Galatea, sì, di cui faceva parte. Ha specificato che faceva parte dell'organizzazione del Santa Paola. Sì, sì, fa allora, parte. Le vorrei chiedere, lei ha mai saputo poi come mai lo zio Andrea, che apparteneva, come lei ha detto, al gruppo del Mangion Giuseppe, si fosse interessato di quella vicenda, posto che già un altro appartenente alla medesima organizzazione, cioè quella del Santa Paola, intendo il Campanella, aveva dato incarico per, diciamo, dirimere o comunque capire cosa fosse accaduto in quella vicenda della truffa? No, no, non c'è stato. Il Campanella gli ha detto a Gran Cagnolo, bisogna combattirlo perché c'ha un'età. Dici, qualche volta l'ho sgridato, però è sempre lui, si infila in tutte le cose. Dice, però, essendo che è un parente di un amico nostro, cosa dobbiamo fare? Lei ha detto che si è occupato di traffico di stupefacenti, comunque del settore di stupefacenti. Sì. Le volevo chiedere se ne è occupato a titolo personale o se ne è occupato anche per conto di altri. Per conto di altri. Può specificare cosa intende dire? E per, chi erano le persone che praticamente mi rifornivano? Sì, sì, con chi aveva rapporti per quanto riguardava gli stupefacenti? Io i rapporti per gli stupefacenti ce l'avevo con Gran Cagnolo Carmelo e poi Rocco Di Paola e Mario Strano, detta Chiane Scimmi, Giovanni Di Stefano e altre persone che non so se devo andare avanti oppure no. No, se le ricorda vada avanti. Se allo stato le ricorda vada avanti. Volevo chiedere, Scavo, lei da chi si procurava, da chi acquistava o comunque aveva le forniture di stupefacente? Da chi avevo? Sì, chi la riforniva lo stupefacente? Gran Cagnolo. E sì, poi me la. Sì, sì, no, e poi lui me la mandava con queste persone. Con queste persone? Sì. Lei l'ha mai presa la droga, comunque ha mai utilizzato droga fornitagli da persone diverse dal Gran Cagnolo? Sì. Se può indicare queste persone? Indicare queste persone, vabbè. Allora, io ho preso della droga da un certo Salvatore. Un certo Mario Cucchiara, un certo Salvatore Pavone di Acireale, da Affio Stiro, da Ture Piciteca che è morto, e da un certo Giuseppe, che è cugino di Affio Stiro, che sono stati arrestati per una rapina compiuta a Randazzo, e un certo Salvatore La Terra. Senta, ecco, le forniture di droga da parte del Gran Cagnolo in che arco temporale si collocano? Quando mi rifornivo, quanti giorni passavano? Dal Gran Cagnolo, no, no, in che tempo lei si è rifornito di droga dal Gran Cagnolo, comunque il Gran Cagnolo ebbe a fornirgliela? Dall'88 in poi. In poi fino a quando? Fino al mio arresto del 91. Del 91. Ora, mentre
se può specificare l'arco temporale nel quale si è procurato la droga dalle persone che ha indicato. Prima del Gran Gagnolo, praticamente. E spiego... sono le persone con le quali aveva rapporti prima, diciamo, di essere vicino al Gran Gagnolo? No, prima e dopo sarebbe la droga che mi dava il Gran Gagnolo. Che cosa succedeva? Che a me non mi bastava. Allora, siccome c'erano sti ragazzi che scendevano di Acireale e il Salvatore Pavone era rifornito da Carletto Campanella, e allora, essendo che è tutta la stessa cosa, potrei essere rimproverato al momento in cui Gran Gagnolo viene a sapere che io prendo droga di queste persone. Io prendevo la droga invece di queste persone perché c'erano periodi che Carmelo Gran Gagnolo non mi poteva rifornire di droga perché c'erano dei movimenti e non si poteva andare a prendere questa droga. E rimanevo settimane intere senza droga. Allora a questo punto io mi rifornivo da altre persone che io ho nominato, da questo Salvatore Pavone, da questo Mario Cucchiara. Mario Cucchiara, siamo sempre nello stesso periodo, diciamo, in cui si riforniva anche dal Gran Gagnolo? Perfetto, sì. Sì. Allora, Alfio Cucchiara ha detto, no? Mario Cucchiara. Mario. E Salvatore Pavone. E Salvatore Pavone. E ci sono altre persone, oltre al Gran Gagnolo, dalle quali si è rifornito in quell'arco temporale? Cioè, intendo dire, sempre nello stesso arco temporale al quale si riforniva dal Gran Gagnolo. Sì, e due volte mi sono rifornito da Brunetto Paolo. Brunetto Paolo. E poi? C'è un'altra? Mentre che mi trovavo con Gran Gagnolo? Sì, sì, sempre nello stesso arco temporale, cioè dall'88 al 91, intendo. In questo momento non mi viene in mente, ma ci sono altre persone. Allora, il Salvatore Pavone appartiene a organizzazioni malavitose? Sì. A quale? In quel periodo là si era inserito con la squadra di Nuccio Coscia. E Nuccio Coscia appartiene a organizzazioni malavitose? Anzi, devo dire un'altra cosa prima ancora. In quel periodo là si era inserito alla squadra di Nuccio Coscia, però vicino ad Alfredo Quattrocchi, persona che non mi conosce. Perché prima ancora ho sentito dire che io guardavo di là e lui ha detto che a me non mi conosceva quel signore là. Io sono Pippo Scavo e lui Alfredo Quattrocchi. Non faccia polemiche, Scavo. Non faccia polemiche. Ci conosciamo bene. Non faccia polemiche. Scavo, risponda alle domande del pubblico ministero. Si limiti a rispondere alle domande. D'accordo, Scavo? Sì. Allora, stavi dicendo del Salvatore Pavone, allora era più vicino ad Alfredo Quattrocchi? Esatto, perché me ne parlò, mi disse mentre che eravamo detenuti al carcere che il Pavone era vicino a lui. Gliene parlò chi? Alfredo Quattrocchi. Alfredo Quattrocchi. Il Mario Cucchiara, che lei sappia, è inserito in organizzazioni malavitose? In quel periodo là era inserito, non inserito, era simpatizzante di Cursote di Mister Bianco. Mentre il Brunetto Paolo? Brunetto Paolo praticamente è Santa Paoliano. E in che senso fa parte di qualche gruppo particolare? Ha rapporti con Campanella. Ora, allora mentre potrebbe trovare una spiegazione, o comunque se lei volesse in qualche modo spiegare come mai si riforniva di stupefacenti dal Mario Cucchiara, che, come lei ha detto, era inserito in un'organizzazione dei Cursoti di Mister Bianco? Sì, spiego subito. Fino a che io non sapevo la sua simpatia, poteva andare il discorso. Al momento in cui un giorno mi disse, se mi fai una cortesia, siccome devo andare a prendere della droga in un posto, e a me mi serviva della droga, mi ha detto, possiamo andare in un posto vicino a Mister Bianco? Ci ho detto... ci posso andare, a me mi serviva perché dovevo rifornire le persone, e siamo andati vicino a Mister Bianco. Lui mi ha indicato una persona che non so se è morta oppure è vivo, comunque era una persona vicina a un certo Mario Tuppo Nicotra. Sì. Perché mi ha spiegato lui che era vicino a questo qua. A questo punto io, per non dire me ne sto andando adesso perché tu fai parte di queste persone, sono stato calmo e tranquillo.
lui a quello non l'ha trovato per prendere la droga, al momento in cui poi ce ne siamo andati, io ho smesso di trattare con Mario Cucchiara, perché avevo capito che lui era inserito con i cursoti che a me non interessavano avere rapporti. Senta Scavo, in che anno si colloca, diciamo, questo, questo momento in cui lei si rese conto che il Cucchiara era vicino ai cursoti di Mister Bianco? 89-90. 89. Senta, lei sa da chi a sua volta il Gran Cagnolo si procurava lo stupefacente? Gran Cagnolo si procurava lo stupefacente in tante persone, sempre facendo parte della stessa famiglia. Lei ha mai saputo chi fossero queste persone, o comunque ha mai conosciuto questi canali del Gran Cagnolo? Sì, lui mi diceva su Nicolosi, praticamente andava anche da un certo Caudullo. Caudullo, conosce il nome del Caudullo? Mi ricordo se era Giuseppe Orazio, non ricordo, però Caudullo e cognome me lo ricordo. Poi andava da un certo, no, un certo, da Grazioso, mi sembra Turi Grazioso. Ne ha saputi altri di fornitori del Gran Cagnolo? Sì, sì, Carletto Campanella lo riforniva pure, eppure andava dai cursoti a prendere droga. L'ultimamente mi aveva detto che i cursoti praticamente nell'organizzazione del Santa Paola andavano bene, perché avevano chiesto favori a loro. E una volta mi disse un particolare, dice sì, abbiamo preso un po' di droga dei cursoti, e siccome questa gente è pidocchiosa, gli dobbiamo dare i soldi, rientriamo quando gli diamo i soldi e non li facciamo parlare, perché noi siamo un altro colore e siamo stati sempre migliori, però per motivi che andiamo in buoni rapporti ho preso un po' di droga. Senta signor Scavo, e questo in che anno è venuto? Cioè quando vi sarebbe stata questa fornitura dai cursoti? Nell'89. Questa del Gran Cagnolo? Sì. Ma senta, mi faccia comprendere una cosa. Lei ha detto che si colloca anche nell'89 quella fornitura, quell'approvvigionamento, questo contatto con il Mario Cucchiara. Sì. È così? Sì, sì, facevo io praticamente, prendevo della droga. Ecco, l'ha detto questo. Che sarebbe un cursore di Mister Bianco, ha detto lei. Sì. Ecco, quando lei si rese conto di ciò, non vuole avere più rapporti con il Cucchiara. Sì. Ora, come si spiega questo rapporto del Gran Cagnolo con i cursoti? Ma i cursoti praticamente si sono separati in 4-5 gruppi. Ci sono cursoti che vanno bene e cursoti che non vanno bene, come i cursoti di Santo Mazzeo che vanno bene a Santa Paola. Ora, quei cursoti là, io non so quali cursoti erano. Successivamente al 92, lei è rimasto inserito nell'organizzazione del Malpassoto, nel gruppo del Gran Cagnolo, oppure vi sono stati cambiamenti? No, praticamente io il Campanella mi disse, siccome c'era stato un accavallamento di un'estorsione, praticamente eravamo due a telefonare in un'estorsione, non so se posso dire il discorso, sì, perché ho rilasciato dichiarazione. Aspetti un attimo, prima rispondo alle domande e poi le chiedo io nel caso, sì, dell'estorsione. Stanno chiedendo se può parlare più lentamente. Più? Lentamente. Ah, va bene, ora parlo lentamente, non ci sono problemi. Prego. Avanti Scavo. Perciò, signor Scavo, mi diceva. Ecco, desideravo sapere se a seguito della presentazione al carcere con Campanella vi sono stati cambiamenti, diciamo, circa il suo inserimento in organizzazioni malavitose. Cioè se è stato più o meno vicino ad altri, siccome in un arco temporale lei è stato vicino a persone diverse, le chiedevo se la presentazione con il Campanella ha comportato delle modifiche in merito al suo inserimento o ai suoi rapporti con esponenti di organizzazioni malavitose. No, è rimasto sempre inserito in un'organizzazione del Malpassoto?
Ma io come ho capito, no, come ho capito, è così. E Fremma Passodo o Santa Paola era la stessa cosa, perché io quando certe volte andavo per chiarire una situazione, il Gran Cagnolo, che già mi avevo presentato a Marcello D'Agata, mi diceva: non ci sono problemi, vai da Marcello e gli spieghi la situazione. E in quel periodo là io ero con Gran Cagnolo. Sì. Ora, lei ha mai conosciuto, e se ce li può indicare per quello che ricorda, persone che erano ritenute o comunque lei sapeva appartenere all'organizzazione del Santa Paola? Se ci può indicare i nomi, se ne ricorda qualcuno, lei... Di queste persone che io ho parlato prima? Sì, lei ha fatto menzione del Campanella e del Giuseppe Mangiano finora, sì, come persone che sapeva appartenere all'organizzazione del Santa Paola. Le chiedevo, ne ha conosciuto altre persone che sapeva appartenere all'organizzazione del Santa Paola? Sì, Marcello D'Agata, appartenente alla Santa Paola. Ne ha conosciute altre ancora? Sì, a Santa Paola pure ci appartiene, penso, apparteneva almeno al periodo che io ero ancora non collaborante, anche Pippo Berro. E Pippo Bello, Pippo Strano. Pippo Strano. Ne ha conosciuti altri? Che lei ricorda? Su Aci Reale pure posso andare. Su Aci Reale? Sì. Dunque, Nuccio Coscia e Conardo Eccolano. Come si chiama? Nuccio Coscia, Asciuto. Sì. E Conardo Eccolano. Aldo Ercolano appartiene ad Acireale? No, Aldo Ercolano appartiene a suo zio. E gli altri di Acireale? Sarebbe Nuccio Coscia, Mario Donnarbene, Nino Lollitta. Questo è un cognome? Il cognome è Castorina. Castorina. Poi? Poi c'è Alfredo Quattrocchi. Sì, poi? Il fratello Nino Quattrocchi. Ne ricorda altri su Acireale? Sì, ricordo magari Maria Arena, appartenente a Nuccio Coscia. Scavo, adesso io le chiederò di alcune persone e lei mi risponderà se le ha mai conosciute o se ne ha sentito parlare. Sì. Chiedo scusa, prima ancora, lei stava accennando ad una estorsione poc'anzi, sì, in quale si erano accavallate le telefonate. Se prima di rispondere alle domande, ad altre domande, mi chiarisce cosa intendeva dire con questa estorsione. Praticamente eravamo in due a telefonare questa persona. La persona chi era? Lizio di Riposto. E questo Lizio di Riposto che faceva? Un deposito di marmi. E chi telefonava a Lizio? Praticamente ero io e la squadra di Nuccio Coscia, interessato Mario Tornabene alle telefonate. Se può... Sì, allora a questo punto succedeva che io telefonavo a questo Lizio e un discorso che avevo lasciato io l'indomani o dopo due giorni lo trovavo ben diverso e quello mi diceva a me: oh, ieri mi hai detto una cosa, oggi mi dici un'altra cosa, datti una regolata e dimmi cosa devo fare. Io a questo punto gli dicevo: guardi che ieri ti ho detto questo, non un'altra cosa. Dice: allora vedete che siete più di uno, perché i discorsi sono ben diversi. Tu mi dici che si può trattare e quello mi dice che mi spara. Non ho capito con chi ho a che fare. In che anno si è collocato questo? Ma l'estorsione a Lizio è incominciata nell'85. E poi fino al 91, ancora non si era sistemata, fino al 90, sì, ancora la situazione di Lizio era in pendenza, perché già questo Lizio se n'era andato in caserma e si sapeva che c'era la caserma dei carabinieri, che lui registrava le telefonate e li portava alla caserma dei carabinieri. Allora, essendo che c'erano i carabinieri in mezzo, si andava piano, però
piano che si andava, sembra gli è stata bruciata una macchina sbagliata, che non era sua, ma era di un'altra persona che si pensava che era sua. E questo chi si occupò di questo attentato? L'interessato è stato Mario Tornabene. Lui me lo confermò dicendomi, però abbiamo sbagliato. E senta, quando è avvenuto questo episodio? L'incendio dell'autovettura? Sì, mi sembra, non so se era una Citroen, non ricordo perché io non l'ho vista la macchina. In che anno le chiedevo? Lei ha detto che questa estorsione è iniziata nell'85 e ancora nel 90 c'erano problemi per chiuderla. Sì. Questo episodio dell'incendio dell'autovettura quando è verificato? Ma io non ricordo se è stato nell'89 e 90. Non ricordo se... La data ben precisa non la ricordo, perché io in quel periodo abitavo in un appartamento che mi ero comprato da Lizio, e allora la macchina è stata bruciata di fronte dove abitavo io.